Bentornati ragazzi con Crash Bandicoot 3 Warped. Quest'oggi affronteremo Deep Trouble, secondo e ultimo livello sottomarino, ma che è davvero, davvero, davvero stronzo come livello. Allora, qui il volume è a 20, si teniamo il volume a 20, non troppo alto perché sennò sente la mia voce, e diamoci dentro cercando di morire il meno possibile, almeno tenerci le vite fino a... fino a quel punto che so io. All'Urs. Mira! Cazzo. Vediamo. C'è un pesce palla. Scusate, ma voglio proseguire con estrema cautela per questo livello. E intanto ne approfitto per dirvi che, beh, il gioco, cioè questa guida potrebbe riscontrare una sospensione a causa di problemi tecnici. Sì ragazzi, per l'ennesima cazzo di volta. Io non so come mai, ma il disco originale comprato al Comic-Con, Crash Bandicoot 3, da ieri ha cominciato a dare un sacco di problemi e si impalava ogni 3 secondi. Potrebbe essere anche la Play che è un po' vecchia, ma non lo so. Lo escluderei un po' perché sto giocando a Final Fantasy 7 in questi giorni e Final Fantasy 7 non mi si blocca neanche... manco una volta, quindi direi che è il disco abbastanza difettoso. Ora proviamo un po' il disco che sto giocando adesso, Crash Bandicoot 3, su un disco che ce l'ha masterizzato mio padre tanti anni fa. Vediamo se avrà problemi. Di solito si impalla se Crash perde una vita o un Aku Aku o quando entra in un livello dalla Warproom. Quindi, beh, vediamo un attimo, adesso sfateremo cos'è che sta facendo impalare Crash 3 ogni 3 secondi. Se era il disco difettoso o se è effettivamente la Play. Però la Play, l'ho detto, lo escluderei. Final Fantasy 7 mi va a meraviglia. Comunque sì ragazzi, sto giocando a Final Fantasy 7, non lo so, forse una guida anche su quello, madonna però, Perché Crash ha le mutande rosa? Dovrei tenermi le vite per... il Death Root, teoricamente. Cazzo, mamma mia. Sti cosi quanto li detesto. Mamma mia, gli impianti di, non lo so, di scarico, cosa dovrebbero essere? Che cazzo ce li ha costruiti poi? Ok, questa comunque, ragazzi, è la Death Root, in teoria. Questa qua su è la Death Root. Dobbiamo passare per di qua, attraversarla tutta e poi tornare indietro. Quindi andiamo... Andiamo bene, bene, bene. Oh madonna, sto schifoso. Vai, checkpoint. Perfetto, abbiamo perso solo una vita per adesso. Cerchiamo di fare tutto quello che si può. Allora, quindi, in seguito a questi problemi tecnici che stanno incombendo molto spesso, un episodio, diciamo, che durerà allora quel che deve durare, perché io mi sono anche rotto di dover sospendere sempre le guide perché quello si rompe, il programma per registrare non va più, il disco è rotto, la console ha il problema, e madonna però, davvero ragazzi, diventa molto una rottura, dopo un po' che uno deve sospendere le guide per tutto questo. Ok, abbiamo completato la Death Root, solo che la cosa dura è che adesso... vaffanculo, ti pareva che avevo la moto d'acqua, ma ti pareva che dovessi perderla subito, perché sì, perché è così tanto, hai capito com'è? Madonna, allora, dicevo che un episodio durerà quel che deve durare, perché mi sono rotto, davvero rotto, di dover sempre spendere il 90% delle guide, perché questo non va, quell'altro è rotto, madonna, quindi ora... se proprio non è possibile giocare, allora aspetta, ma dato che ora è possibile giocare, magari non so, ci saranno alcuni episodi che a sorpresa, diciamo, dureranno pochissimo. Come quella di Kirby Topi all'attacco, che alcuni episodi duravano pochissimo perché l'R4, beh, era una stronza e si divertiva a farmi dispetti impallandosi sul più bello. Allora, qui facciamo attenzione. C'è la murena. Vai, evitata, sì, evitata. Ora però dobbiamo fare attenzione a non dover morire ancora, perché se moriamo ripartiamo dalla Death Root. Oh, checkpoint. Perfetto! Ora sono tranquillo, vai, finiamo questo livello del cavolo.
che il verde è il mio colore preferito perché l'hanno dovuto dare con una cassa che non è possibile farci niente. Madonna, però dai, cazzo, va bene che Crash Ciccione è una cosa divertente, però ero proprio fuori dal suo raggio d'azione, si era anche appena sgonfiato, che ci parla di merda. Lo sapevate che nella beta dovevano essere viola? Cazzo, andava meglio il colore viola, si capiva subito dove era il pesce palla, non come adesso che invece non capisci dov'è perché si mimetizza con quelle alghe e tutte le piante, mamma mia. Qui scappiamo un attimo e restiamoci al sicuro. Lo so ragazzi, sto livello dura un bel po'. È molto lungo. Ma cazzo dai, ma perché? Ma non capisco! Io premo il tasto per attaccare, però quello mi fa fuori lo stesso, ma non è mica giusto così! Dai però, Madonna! Madonna, dai però, cazzo, ecco, ora sono incazzato e sto cominciando a morire in ogni punto e in ogni modo, perché sì, io non posso superare i livelli se prima non fallisco in ogni punto e in ogni modo. Non mi può andare mai bene alla prima ogni cosa. Oh, e vabbè, qui ora l'ho sorpassata a culo, era proprio difficile. Peccato che il tornado mortale nei livelli sottomarini di Crash non si possa usare. Io mi ricordo che in The Breath of Cortex il tornado mortale Crash sott'acqua poi lo può usare. Me lo ricordo bene, il che diventa un piccolo ausilio durante le prove a tempo, perché può schizzare un po' velocemente e così lo aiuta. Qui invece no, mamma mia. Allora, bene, gemma rossa, gemma bianca e cristallo. Bene, abbiamo ripulito Deep Trouble da quello che si doveva. Ok, adesso vediamo un po' se Crash riesce a uscire dalla Warproof. Ah, beh, direi che ce l'ha fatta, Vai, gemma bianca, gemma rossa, e vai, mi sa che è, qual è? È la nostra prima gemma colorata, mi sembra, guardiamo un attimo. Sì, è la nostra prima gemma colorata, guardiamo un attimino. Sì, è la nostra prima gemma colorata, la rossa. Ah, e non vi ho fatto vedere che si è aperta la Warproom segreta, ragazzi, diamogli un'occhiatina. Comunque ragazzi, sono un po' giù perché uno dei pochissimi youtuber che mi seguiva se n'è andato, e che mi rende davvero molto triste. Ci tenevo alla sua amicizia e se n'è andato. Ah, madonna. Sono davvero, davvero, davvero giù. Madonna, guardate. Comunque, quella era la Warproom segreta e richiedono 5, 10, 15, 20, 25 reliquie per accedervi. E come avete potuto brevemente vedere, è una fabbrica di Lab Assistant. Ebbene sì ragazzi, Lab Assistant in Crash Bandicoot 3 sono tutti dei robot. C'è una teoria invece, come vi ho detto, che sono in realtà dei veri Lab Assistant in Crash 1 e 2, robot nel terzo, per poi essere di nuovo veri nel quarto The Wrath of Cortex. Perché effettivamente è vero, se alla fine del terzo la macchina risucchia tempo si distrugge, com'è possibile che ci siamo ancora i robot? Allora, tutti abbiamo provato a fare questo, immagino. Ma ci hanno pensato quel Naughty Dog. Allora, siamo a 8 minuti e il prossimo livello è... Oh, Hive Time! Mi sa, ragazzi, che è meglio farlo alla prossima parte. Quindi ciao a tutti e alla prossima!